Sono l'ultimo sopravvissuto! Olanda, tutti matti! Hey, tutto bene? Sì, spero di sì, dai, anche io sto molto bene! Che ridere! Sono Joe! Non preoccupatevi per questo mio sfasamento così iniziale, ma d'altronde ho la febbre! E cosa ci posso fare? Quando la febbre passa la testa, non si può fare che andare a tuffarsi di testa! Quindi ragazzi, come potete notare, siamo su The Last of Us, ma cosa incredibile! Siamo sul comparto multigiocatore, cioè l'online. Se non avete ancora capito che multigiocatore è uguale a online, ma bando alle ciance e ciancio alle svande! Siamo qui su questo multigiocatore che, ragazzi, ho fatto due o tre partite, diciamo, su questo The Last of Us e le ho perse tutte e tre perché sono scarso. E comunque la modalità è caccia ai rifornimenti, cioè avete notato come ci siano in terra questi piccoli rifornimenti che ti potranno aiutare poi con la cacca. Oddio, eccolo, ne vedo uno. PAM! Ma ragazzi, come faccio? È imperfetta. BOOM! Basta, devo cambiare arma. È un gioco da giocare assolutamente. Da giocare assolutamente in squadra. Dai, levati! E questo è un gioco violento. Porca merda, c'è più sangue che nelle mestruazioni di una ragazza in calore, quindi spero non se siete deboli di cuore, di stomaco, vi consiglio di non vedere questo video. Sto scherzando. Oh, lol. Ma stavo dicendo che, oddio, anche se io non mi uccido, è un gioco assolutamente da giocare in squadra perché, come avete potuto notare, quando stavo per essere ucciso. Oddio, l'ho ucciso! Però sono stato giustiziato. Dicevo, avrete notato che è uscita quel simbolo lì della croce medica che sta a indicare il fatto che potevo essere rianimato dai miei compagni. Quindi, se sarete insieme ai vostri compagni, naturalmente. Oddio, se sarà molto più facile poter sia uccidere tutte le persone che anche, appunto, essere rianimati e poter vivere di più la vostra vita in pace. E stavo dicendo che comunque come impostazione di multiplayer, sì, appunto, è molto simile a tutti i restanti multiplayer che ci sono in generale. Non c'è niente di diverso. Andiamo a ucciderlo. Amico! No! Ma pezzo di merda, me l'ha ucciso un altro. Vabbè, fa negozio. Dicevo, forse è un gioco abbastanza comunque, secondo me, accattivante, anche per il fatto che oltre a sparare o comunque uccidere le persone tramite armi, potrete anche combattere corpo a corpo con questi nemici che vi troverete davanti. Intanto, guarda, loro, ne vedo uno lì che è appena sceso. PAM! Ragazzi, sono fortissimo. BOOM! Scherzavo, sono anche morto. Guardate quanto, caspita, non è violento questo gioco, davvero. Io non ce la faccio, cioè è troppo violento. Io sono un ragazzo semplice. No, non voglio fare del male alle persone. È stato nominato come il gioco più bello del 2013, ma non a caso, perché secondo me è davvero proprio il comparto giocatore singolo mi prende davvero tanto. Io non ho mai. Penso di non essermi mai preso giù così tanto per un gioco, forse per un giocatore singolo, forse solo ai tempi di quanto sono forte. Giustizia sarà fatta. Ai tempi di. Oddio! Sì! No! Pezzo di merma. Assassin's Creed che non mi prendevo giù così tanto per un gioco così in giocatore singolo. Ma avete notato anche come ci siano un sacco di. Oddio. Vediamo, è appunto rianimazione. Ci sono un sacco di comunque di funzioni in più. Perché avete visto che puoi anche fasciarti. Comunque, le azioni che esistono nel giocatore singolo sono anche presente nel multigiocatore, e questo secondo me è uno dei un punto di forza. Sono un coglione a saltare giù dai tetti. Grande, ti giustizio. Che cazzo di termine è ti giustizio? Eccolo.
Bam! Mamma mia, stavo facendo la doppia, ragazzi. Vedi che bello avere gli amici! Pam, 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 pam. Oddio. Via, via da qui, via da qui, via da qui. Devo scappare, devo scappare, devo scappare. E andiamo a vincere. E andiamo a vincere con 7 abbattimenti, 5 esecuzioni, 4 morti. Motto Josei si conferma il giocatore migliore di tutta la terra. Sto scherzando, assolutamente. Ragazzi, spero che questo video vi possa essere piaciuto davvero. Ragazzi, aiutatemi a darmi dei consigli su come poter migliorare, perché questo gioco di multigiocatore mi piace davvero tanto. Oltre ad avere un comparto giocatore singolo che è degno di peitonale. Comunque ragazzi, ci si becca al prossimo video. Tanta guagna, che cazzo c'entra? Ciao ciao!